Prego. Prego io, Prego. sempre io. Buonasera e benvenuti a tutti Buonasera. alla decima puntata di A tutta fisarmonica. Ciao Enrico. Ciao Chiara E e ciao ciao Martina. Tinti. Dillo Sì. Tinti. pure, Tinti. Benissimo. Martina Tinti, di anni? 14. 14, ci ho Eh pensato, no, non so perché oggi riuscire. parlavamo del 14 e siamo quasi sui 15. No, siamo dai 13, 14, 14, 15. 14-15. 14 e mezzo. Sì. Una via di Benissimo. mezzo, perché oggi Enrico appunto ha fatto lezione a Cembrano, diciamolo, perché fa lezione nel suo studio a Caperana, alta e a Ah no, Cembrano. alta, sempre Alta, semplice, alto, sempre, noi siamo sempre altissima. alti, sì. Quindi Martina, come hai conosciuto Enrico? Dai, dici che ti vedo molto timida. Un Quindi per po'. conoscere Enrico, per fare lezione da Enrico, devo dire che c'è un gran coraggio, vista la tua timidezza. Gran coraggio. Un pochino Cosa forse. vuoi? Come vuol dire, ragazzi? Un No, pochino. scherzo. Ah! Parla Credo. libera, di pure quello che pensi di me, non c'è problema. No. Dimmi, pure, dimmi pure. Grazie. Niente, non ce la faccio. Guardami, parla con me. No, parla con me. Parla pure con me. Lei è sandoriana, parla con lo Parla con genuano. chi vuoi. Dai, come hai L'ho conosciuto conosciuto, Enrico? ma Secondo me non ci siamo mai conosciuti. Lei, ecco cosa dico, non Esatto. ci siamo mai conosciuti. Lei è arrivata, è Cioè, è arrivata, entrata, sei è entrata e ha fatto arrivata. lezione. Ti Perché non può. conosceva mio nonno, forse. Eh sì, il nonno, forse il nonno, vedi il nonno e poi siamo arrivati. Non me lo ricordo più, davvero, neanche Ne io. nemmeno io, quindi. Vabbè, passiamo oltre. Passiamo Oltre. oltre. Hai lezione a Cembrano, quindi da dove vieni? Da Varese Ligure. Varese Ligure. È una dei tuoi della valle di là, Valle della che Valdevara. vale? Mi Troppo sono forte. preparata. Brava, bravissima, cara, stai Grazie, crescendo ogni volta di più. grazie. Grazie, grazie. Bene. Oggi con questa testa riccia che, Sei vabbè, bella, sì. hai Guarda un visto? po', hai visto? Che Sì. splendida cantante che ho, che presentatrice. La vedrai anche al 23 di maggio, eh? Sarà lei che ti presenterà. Martina Tinti! E la Martina entrerà con la sua fisarmonica e suonerà. Cosa facciamo per noi? Facciamo la La marcia. marcia di Radeschi. Di chi è la marcia di Radeschi? Di Johann Strauss. Vedi? Vedi? Vabbè. Le donne. Le donne, Le sì. donne, la preparazione delle Sì, donne. molto bene. Cosa dici? Vuoi salutare qualcuno? Poi ti manderemo su YouTube, su Facebook, in televisione. La mia Quindi qualcuno ti famiglia. vede. E in particolare mio nonno. Il nonno Il che la nonno. porta a lezione. Vedi? Perché Molto anche tuo bene. nonno suona o è appassionato? No, voleva suonare, però poi non c'è mai riuscito essenzialmente. Però gli piace Gli molto, piace molto. quindi. Quindi ha trasmesso in te questa sua passione, Sì. sperando appunto nella nipotina. E infatti la nipotina ha iniziato e sono sicura che suona molto bene, visto che è il maestro Bene, che ha. Quindi ci suoni qualcosa. bene. Mandiamo un video che abbiamo fatto, dato che lei è timida, lo facciamo da soli, mettiamo lì, facciamo, ho preso la telecamera, gli ho fatto un video. Un È video. uscito la Madonnina dai Riccioli d'Oro, Sì, giusto? giusto, giusto. Vai con la Madonnina dei Riccioli d'Oro! Martina. Grazie.
Eccola lì! La Madonnina dei Riccioli d'Oro! Martina! Martina Tinti! Tinti! Di Fede? Genuana. Ecco, volevo lì. Volevo arrivare al dunque. Fede, Genuana. Tu pure? Io sì. Abbiamo perso un po' male, eh? Al 94esimo sì. Contro il Milan. Sono cose che capitano. Io non sì. so cosa sempre dire. A noi, comunque, vabbè. Di qualcosa, di qualcosa, racconta una barzelletta? No. Non è niente? Ma... Boh, sono felice. Bene. Perché... È una bella esperienza suonare con Enrico. Vai avanti così che mi piaci, vai. Poi ho conosciuto tante persone simpatiche. Nella scuola siamo tutti simpatici, brava gente. Sì, sì, molto. Poi Enrico ha tante idee per farvi suonare anche d'estate, sì, nelle feste della fisarmonica. Molte. Sì, bisogna lanciare i giovani, spazio ai giovani. Certo. E grazie a questa cosa sto cercando di sconfiggere la timidezza. Bene, è una bella cosa. Ci stiamo lavorando solo. Sì. Allora ti salutiamo. Va bene. Cosa dici? Buon ritorno a... Tu dov'è più il posto esatto che abiti? Comuneglia. Comuneglia. Mi raccomando, salutiamo tutti gli amici di Comuneglia. Salutiamo i genitori di Martina che sono accompagnati, qui, sì. Che sono anche l'hanno accompagnata. Intanto vi mandiamo il video della prossima ospite. Prossima ospite, grande video, vai! Qua di nuovo qua. Con la nostra prossima è diventata più alta. Hai capelli ricci, un po' più scuri. Sì, un po' invecchiata. Come mai hai messo gli occhiali? In questi minuti hai perso la vista. Due minuti ho perso tutto. Questa no. Però questa... il posto è simile, giù di lì. Sì, vero, siamo Giulia? Lì. Sì. Su di là, Comuneglia. Anche lei di Comuneglia. Questa è la nostra Giulia Ginocchio, che prima appunto vi ha suonato a Montegottero. Sì. Hai visto che bel video che abbiamo fatto, un po' rustico. Ma ci piace a noi il rustico? Un po' rustico. Sì, perché loro sono, sono gente rustica. Adesso sono rustichi, allora parliamo anche in senese quando facciamo le sue. Parliamo senese. L'importante è che traduzione... non parli in genovese a me. No, sotto adesso Pinat passa praticamente sotto la striscetta. La traduzione. Sì. Parliamo un po'. Stiamo sentendo un po' come parliamo? Dai. Ma... Allora ti studio un po'? Sì. Come sci? Dici? Studio sempre. Senti l'accento? Sento. Andiamo avanti. A me non hanno mai insegnato a parlare il genovese perché in casa appunto nessuno lo parla. Mi dispiace per te. Imparerai. Enrico potrebbe farlo. Enrico ti può insegnare. Come potresti anche nei viaggi ti parlerò in genovese. Esatto, come potresti anche insegnarmi a suonare un pezzo di fisarmonica. Certo. Ci mette sempre lei. Quando finiamo le serate. Invece di camalare. Nel mentre che Enrico smonta io prendo la sua fisarmonica e io strimpelli. E a orecchio strimpello. L'ultima che ho strimpellato era l'ultima dei Moicani. Con la Teresa lì vicina che mi faceva vedere le note perché... Puntualmente era sempre la stessa e non facevo mai quella giusta. Abbiamo fatto una bella serata. Abbiamo fatto una bella serata che ricordiamo, la serata della festa della donna alla Teleferica, festa della fisarmonica, veramente con un sacco di gente, un sacco di ospiti e noi siamo rimasti molto contenti anche perché abbiamo mangiato veramente bene. Ecco, io lo sapevo. E ringraziamo arrivava lì, abbiamo ringraziamo mangiato. Anche tutti, appunto, tutto lo staff della Teleferica di Ne.
Grazie, vi salutiamo, faremo, alla prossima. Ne faremo un'altra, presto ne faremo, ne organizzeremo un'altra. Esatto. C'era chi ascoltava di davanti, chi ballava dietro, era tutto... Bisogna ampliarlo un po', forse. Sì, vabbè lo faremo, dai. Ora siamo partiti, esatto. Tanta gente, lo faremo. Dai Giulia, dai. Parlaci un po' di te. Ho 17 anni, vivo a Comuneglia, e ho conosciuto Enrico a Cembrano quando veniva su a fare le feste. E sì, comunque sei come il prezzo. Daniele mi ha dato il numero. Daniele, allora... Daniele fa... Figone. Il fagiolino. Che deve perché portare poi perché fagiolino, scusa. Perché quando eravamo nei Carmel che veniva, i miei allievi venivano sempre, li facevo suonare, è arrivato il fagiolino, cantavamo questa canzone, è rimasto e fagiolino. Lì, è rimasto fagiolino. Sì. Mi ha dato il numero e ho iniziato a suonare da Enrico. Da quanti anni più o meno? Questo è il quarto. Io so anche che domani mattina ti svegli alle 4:30 perché vai a scuola. 5:30, Enrico, vedi che ora arrivi? 5:30, perché poi puoi farla dormire di meno. Si lava la faccia prima che, hai capito, è lunga. Poi è 5 si, e siede, mezza, si sveglia, si siede sul letto, pensa un po' alla sua vita, un'ora, esatto. Prima, no, e poi mi alzo. 4:30 studia la fisarmonica. Certo. Studio con la fisarmonica. Tutte le cose, tutte le mattine. Se non va neanche a scuola lei. Sì. Lei è una persona seria, cosa pensi? Cioè. Seria. Hai visto cosa ha fatto? Lei è seria. Sì, ma lei è una persona seria. Prima di andare a scuola, dato che si alza abbastanza tardi, anticipa. Alle 4:30, studiando un'oretta e poi parte. Sì. Non ne ho tante così allieve, perché devo dire la verità. Dimmelo. Dai, di qualcosa. Di... Cosa stavamo studiando noi per il teatro? Afrodite. Sì, teatro, dai. Per il palazzetto dello sport. L'Afrodite. La dea dell'amore. La dea dell'amore. Invece come ultimo brano cosa abbiamo fatto? La mazurka variata, mi sembra. Sì, no. L'ultimo sì. La mazurka variata. Ah, la mazurka variata del 23 l'ultimo di maggio. Sì. No, la mazurka variata come studio. L'ultima canzone. Sì. L'ultima canzone. E altre? La cavallina, tutto Pepe. E cosa ti piace suonare di più? Liscio. Agricolo. Sono riuscito a fargli fare la mazurka variata perché l'ho spinta, dai, facciamolo un po' più tranquilla. E lì invece loro gli piace quello le doppie note. Infatti abbiamo fatto il video su praticamente su Cembrano, vedi nel portico. Su, adesso ma ci piace sì. Quello che a noi, al pubblico, piace. Un bel bicchiere. Sì, vedi, qui suonano i bassi, le live... Un bicchiere di vino prima di iniziare l'ho voluto. Prima di iniziare, poi dopo quando si è finito. Sì, e poi se lo bevono sempre, lì c'ho la cantina, vanno lì, cantina, ormai lì si vicino. Servono e fanno un bicchierino. Non guasta mai, al musicista un bicchierino. Certo. Parla l'astemio. Sì. Esatto. Non vorrei dirvi, ma parla l'astemio. Parla l'astemio sia di alcol che di caffè, comunque quella è un'altra storia che poi vi racconteremo. Giulia, cosa ci suoni come secondo brano? Stornello. La salutiamo così passiamo all'altro ospite. Abbiamo un altro ospite. Vuoi salutare qualcuno? Tutti i miei amici, quelli che mi conoscono. Compagni di classe. Sei in stream? Lascia parlare Chiara, che lei c'ha una palettina. Lo diciamo, perché così Pinante ci ha dato una bellissima notizia questa sera. Da questa sera in poi e tutte le prossime puntate di Tutta Fisarmonica ci potrete trovare in streaming. Sul sito appunto di Antella TV troverete il link dove appunto recarsi per vederci in streaming e appunto il giorno in cui noi registriamo. Bravo, sai che hai parlato bene? Cosa vuol dire streaming, Enrico? Non lo so, in diretta praticamente. Esatto, più o meno, all'incirca in diretta streaming. Streaming. Esatto. Ho parlato bene anch'io? Bravo, due frasi. Te lo sapevi, streaming? Sì. Vedi. Quindi per voi, Giulia Ginocchio, la salutiamo e vi saluta con Stornello. Ciao!
Bassi, esatto, hai veramente una mano fantastica per i bassi, devo dire. Anche per la tastiera normale, però visto anche bella fisarmonica, io guarda, me lo ricordo quest'estate che qualche volta sei venuto a trovarci in serata. È sempre veramente un piacere perché sei veramente un bimbo molto talentuoso. Scusa, adesso è seduto, sembra più piccolo. Alzati un po', facci vedere. Oh, alto quanto vedi, me. Vedi, se lo dico come un bambino proprio nano. Vedi, guarda un po', è alto come te. È alto sì. Più di me. Alto, sì. È alto più di me. Facciamo una scalettina, cosa dici? Scalettina. Bene, bene. È alto più di me. Quanti anni hai? Io ho 12 anni. E suoni da tanto la fisarmonica? Sì, sono 6 anni. 6 anni di fisarmonica, quindi quando aveva 6 anni. Bene. E non suoni con Enrico. Quindi no. Se vuoi salutare il tuo maestro. Sì, lo saluto tanto. Per sapere chi è? Gianluca Campi. Te lo salutiamo. Te lo salutiamo. Gli facciamo tanti complimenti per questo suo bravissimo allievo. Che viene da Genova Mollassana. Esatto. Esatto, fuori sede, diciamo. Ma si sta bene là a Genova? Mollassana, sì. Com'è? Bello tranquillo? Sì, c'è sempre un po' di traffico a volte quando dobbiamo andare a scuola, ma... Il traffico ormai c'è dappertutto, siamo... Esatto, sì, però nelle grandi città comunque ha ragione lui, Sì, però sì. Dai, Mollassana un po'... Non è proprio al centro di Genova, no. Dovrebbe essere più tranquillo. Sì, è scorrevole. Scorrevole. In confronto a quando da noi qua chiudono Sant'Anna che diventa un inferno andare dalla Bagna a Sestri, comunque è sicuramente più scorrevole Mollassana che Sestri in quei giorni. Abbiamo visto da tante parti, abbiamo visto, esatto. Sei stato a Bedonia, giusto, da Paolo esatto. Bertoli, abbiamo visto ogni tanto, sei fatto qualche festicciola quest'estate? Sì, sì. Lui fa bene. Si infila quando può. Ma fa bene, sì. Ti ho detto, spazio ai giovani, ormai spazio per te, quelli della tua età e la mia, non c'è più spazio, hai capito? Perché sono vecchia? Beh, te ormai dopo i 20 anni la donna è finita. No, dai che scherzo, dai che se non mi non Pinatto, mi difendi? Vedi, non ti difende, non ti difende nessuno. È andata al bagno, non c'è neanche, guarda. Ah, non c'è non però Pinatto. Non c'è? Ah, sì, se non sa neanche e non mi rispondi? Non mi difendi? No, no, lascia perdere. Mi dà della vecchia. No, vecchia no. Però, andata, vecchia sì. Vecchia no. Mi difende. Va bene, parliamo di musica, andiamo avanti. Quanto studi al giorno? Gianluca ti mette Aspetta, sotto, vero? Aspetta, quanto studi la fisarmonica? Perché poi sono sicura che anche per la scuola studi tanto. Sì. Ti piace allora... più la fisarmonica, ti piace? Il mio strumento. Sei di parte, Allora, per la fisarmonica... studio una oretta al giorno e come hai anticipato Chiara, io a scuola studio pianoforte con il professor Roberto Mingarini e anche lui vorrei salutare tanto. Lo salutiamo, l'insegnante di musica che erano i miei preferiti alle medie, gli insegnanti di musica, però abbiamo sempre suonato il flauto, io avrei tanto voluto imparare la tastiera e appunto il canto, perché al periodo delle medie io non cantavo ancora. Sì, iniziavo a cantare, però appunto vedevo sempre le altre classi che facevano canto e la nostra no. Come ti trovi con la mano sinistra? Dicevo nel piano. Beh, sì, me la cavo. Bella, ma all'inizio hai trovato difficoltà?
Sì, all'inizio il mio professore diciamo che suonava per me la mano sinistra e io la mano destra, ma perché non riuscivo ad incastrare tutte e due le mani. Ora man mano stiamo facendo vari esercizi sì, per imparare a... Che classe fai delle medie? Io faccio la seconda media. In prima anche hai fatto piano? Sì. Quindi comunque diciamo che in seconda la mano sinistra sul piano è la tua. Tra l'altro questa è una scuola di indirizzo musicale, quindi è bello, c'è questo vantaggio bello, che si possono fare al pomeriggio diversi strumenti. Che strumenti ci sono? Allora, si parte dal flauto traverso, pianoforte, violino, chitarra e mi sembra. E poi c'è il laboratorio con il nostro insegnante di musica, insegna anche la batteria, tutte queste parti. Tu dovresti portare la fisarmonica, io faccio l'insegnante di fisarmonica, ti metti lì... E lanciamo la fisarmonica. Io ci scommetto che lui la fisarmonica l'ha portata un po' di volte a scuola. Purtroppo mai, perché mai. Pesa tanto. E poi anche il fatto che ci viene un grosso problema trasportare uno strumento così delicato in una scuola, perché potrebbe appunto rovinarsi. Poi arriva l'uno, cos'è questo? Cos'è? Poi cominciano a toccarle e noi come siamo gelosi della fisarmonica. E poi questa parte è così delicata. Poi ci mettono tutte le dita, fammi sentire, l'altro ti tira. E noi diventiamo matti. Anch'io andavo a scuola e facevano portare la fisarmonica e lì tutti mi mettevano. Poi aprivo il manico e mi dicevano tutte le dita dentro. Poi io le schiacciavo. Capito? Però quella era una grande soddisfazione, schiacciare le dita dentro. Era più bello. Dicevo, mettete un po' le dita qua, perché sulla tastiera mettevano qua, da un colpo, non la toccavano più. Però ti piacerebbe far sentire ai tuoi compagni come suoni, comunque farli conoscere questo strumento. Sì, 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 ma difatti per qualche evento organizzato dalla scuola hanno già avuto l'occasione di potermi sentire, però solo alcuni, perché certi eventi li fanno solo per chi al pomeriggio fa lo strumento musicale. E cosa ti piacerebbe fare dopo le medie musicali? Ci sono anche licei a indirizzo musicale. Mi piacerebbe tanto fare Sandro Pertini, perché è un... È indirizzo musicale. Sì. Bene, bene. Bene, molto intraprendente, devo dire. Facciamo fare un altro brano, dai. Certo. Cosa sei pronto? Fai? Sempre live, sempre tutto qui. Sempre live, sempre seduto, E sempre seduto. Vieni, quindi ti facciamo riaccomodare. Ole, ti lasciamo solo. Cosa ci fai? Faccio vecchi ricordi di Gigi Stock. Stock. Sei un amante di Gigi Stock? Sì, certo. Vai. Vecchi ricordi per voi, Alessandro. Thank you.
ricordi? Gigi Stock. Lo sai di chi era il maestro Gigi Stock? Interrogazione. Di un grande fisarmonicista. Visto? Di ca? Carlo Ventura. Infatti gli ha dedicato un valzer che si chiamava L'erede. Visto? Visto che parliamo appunto di vecchi ricordi, quando è stata la prima volta che hai suonato la fisarmonica su un palco? La prima volta che ho suonato una fisarmonica su un palco, allora... Aveva il biberon ancora, praticamente. Praticamente 6 anni. Allora, praticamente è stato poco dopo che i miei nonni mi hanno fatto appassionare questo strumento. E quando i miei genitori mi hanno comprato la fisarmonica, dunque... Sì, allora è stato appunto con l'orchestra Caravel. E poi ho suonato anche con l'orchestra Simpatia. Con tanti altri e avevo appunto una fisarmonica in giocattolo piccola rossa e mi divertivo molto a suonare perché appunto non sapevo ancora come fare, però in qualche modo di prendere le distanze. Noi siamo molto contenti di averti avuto qui in trasmissione assieme a noi, diciamolo, è la prima volta che vai in TV, quindi era un po' emozionato, però sei andato benissimo. No, aspettiamo poi un'altra volta, poi lo aspettiamo quest'estate in giro, sai che sei sempre il nostro ospite. Il nostro palco è sempre aperto per te. Salutiamo? Chi vuoi salutare? Oltre ai maestri. Vorrei salutare... I miei genitori, i miei nonni e tutte le persone che mi conoscono. E spero che... Dico che sia piaciuta la sua esibizione. Esatto. Va bene. Ma tu ci guardano in streaming, ne sono sicura. Sì. In streaming. Mandiamo la pubblicità allora? Mandiamo la pubblicità. Noi saluteremo dopo, passiamo alla seconda parte. La seconda parte, ti salutiamo e ti ringraziamo tanto. Buon ritorno a Genova, Molassana. Grazie. Pubblicità. Thank you.
dai, questa era la sfida, abbiamo fatto l'ultima sfida. Non è voluto andare via, lui ha detto io ti voglio sfidare prima di andare a casa. A Molassana io ti sfido. E' più bravo lui. Dai, dai, grandissimo, lo salutiamo. Datemi pure la mano, è stato un pari, dai. Bravi. Stiamo con Giacomo Rebizzo. Non ti ricordi più il mio nome. Qualsiasi. Vieni, la Chiara, la vogliamo stiamo io e te da soli? Ah, uguale. Come vuoi te? No, dimmi te. No. E te vogliamo te, sei brutto, dai. Come sei brutto? Cosa vuol dire? Vabbè, facciamo venire a Chiara. Io passo, tanto ti parlo di qua, allora, dai. Stai lì. Lui è Giacomo Rebizzo, il fisarmonicista di... Al Rangone. Fallo un po'. Al Rangone. Ti vede, te lo dà. Voglio ricordarti cosa ha detto. Cosa ha detto? Sei brutto. Sì, è un po' sì. Più che brutto sei vecchio. No, davvero. Vecchio, è un po' deperito. Non lo so. Deperito, ma non di pancia. No, deperito di età. E anche di capelli. Se bene. Senza barba sembra un cuore di bambino. Hai buchi qua in mezzo. Picchia forte. La spazzola. Ma picchia forte, perché sotto su. Tutto. Dai, Giacomo Rebizzo, dimmi un po' qualcosa. Cosa vuoi che ti dica? Dimmi cosa ti devo raccontare. Quando c'è la tua vita? Quando ci siamo visti l'ultima volta? Due ore fa. da te. Se no, la prima volta avevo 16 anni. E ora ne hai, diciamolo? 50, 52. Metà. Ma c'è mica la tua età, No, non è più di te, sei del 97. E sei del 96? Lui è più vecchio. Vabbè, ma abbiamo la stessa età. Ora abbiamo 21 anni. Come brutto. Guarda. Non è tanto bello però. E vorrei ricordarti anche cosa hai detto prima, che a 21 anni, che a 20 anni ormai i giovani non sono più le giovani. Donne, le donne, lui è un uomo fino a 22, maschio, uomo maschio. È una coalizione, sempre coalizioni fanno. Dai, parliamo di strumenti, proprio lo strumento bello nuovo. Gli strumenti strumento. Di Giacomo e di Al Rangone. L'orchestra, diciamo. Cosa dice Arra? È un po' che lo fa sempre. Sì. È un po' che non lo sembra. Cicco! Picchia con la... Cicco. Dai, raccontaci qualcosa. Cosa ti racconto? Un aneddoto, una barzelletta, come sei entrato in orchestra. In orchestra sono entrato una sera, eravamo a suonare una festa paesana su da noi a Castello. Castello e c'era La Spezia. La Spezia, bravo. E c'era Roberto Giocerchi, che Enrico conoscerà sicuramente. Giocerchi, quello che fa gli scherzi. Quello che fa gli scherzi è quello che suona la mola. Sì. Che salutiamo. Ciao Robby. E mi ha detto che appunto l'orchestra d'Arangone cercava un fisarmonicista, per quello di prima se n'era andato. Meglio se mi poteva interessare. Allora la settimana dopo sono andato da loro e provato. Fatto il provino, riprovato, usurato e abbiamo preso. Esatto. L'hanno preso per... Quindi ormai quanti sono? L'hanno preso per quanti anni sono? 2 a marzo sono 3 anni. A maggio sono 3 anni. Più o meno, quindi è iniziato 3 mesi dopo che ci siamo conosciuti e te. Penso te. Si fa i suoi viaggi. Lo sai che... Si fa la pellaccia. Stasera lo sai dov'è Williams a suonare? Con chi? È lì dietro. A Venezia. Davvero? Sì, a Venezia. Con chi? È con concursare. Cosa mi veniva in mente i viaggi? I miei giovani. Vabbè, si vede Venezia, è beato William. Si fa... Si va a Venezia. Ma puoi capire solo che è Venezia. Lui arriva da Castello, da dove abiti te? Può arrivare a Brugnato, ci arrivi a Brugnato? No, con Arangone a volte andiamo anche a Domodossola a suonare. Siamo arrivati. Noi saremo a Ziona quest'estate, quindi... Ha cambiato data, ma il posto è sempre quello. 7 luglio a Ziona, la festa dei Testaroli. Per i testaroli. A noi piacciono i testaroli. E tanto non li faccio io, quindi... Però sarei a Ziona e suonerai con noi. No, anche. Io sono in cucina, c'ho da fare. Non lui c'ho da... Lui vabbè, c'ho da fare. Ma a fine verrai anche a suonare. No, suona Enrico, io voglio sentire Enrico. Dai, perché vuoi sentire? Vedi che allora... Sei bravo. No, vedi che allora brutto, non è una leggenda che Enrico non brutto, suona. No, Enrico non suona mai. Veramente. Enrico, quando fa una serata che c'è gente che conosce, prende il primo che trova, conosce, che suona, che su palco se ne va. A me piace fare suonare i giovani. Capito, ma... Piace perché io mi ricordo, ero bambino, avevo 8-9 anni, e iniziavo a suonare. Andavo nell'orchestra, mi mettevano tutta la sera, mi vedevano che tante orchestre non mi facevano suonare. Qualcuno mi faceva suonare magari a mezzanotte e mezzo, che ero un bambino. Mi sono rimasto sempre male. Adesso quando posso, che c'è un bambino, anche un adulto, non è che li faccio suonare volentieri, perché si vede che ho patito da bambino. Mi mettevo lì, mi vedevano, sapevano che suonavo, perché erano orchestre del posto, però non so. Ma allora, quanto è patino? Quanto che tutte le volte fai suonare qualcun altro? Ma no, chi c'è? Cosa faccio? Non li faccio suonare? Ma tutte le volte? Vabbè, ma a me piace, perché dato che io andavo sempre lì e non mi facevano suonare, adesso li faccio suonare sempre io. Vabbè, solo dici te.
Dai, non fai qualche, non fai qualche annuncio, molto. Dai, poi facciamo qualche pezzo. Faccio qualche annuncio. Dai, fai qualche annuncio, dai. Mi raccomando, tutti i nostri telespettatori, prendete carta e penna, perché adesso parliamo un po' del 23 di maggio. Il 23 di maggio ci saranno varie associazioni e varie persone che organizzeranno dei pullman con cui voi potrete partire appunto da lontano senza utilizzare il vostro mezzo e venire al 7° Gran Gala della Fisarmonica al Palazzetto dello Sport di Chiavari. 3 per ora sono le organizzazioni certe che vi dico. In collaborazione con Viviana Gianelli, appunto per il Gran Gala della Fisarmonica, organizza un pullman con partenza dalla piazza di Varese Ligure. Viviana Gianelli. Alle ore 7:15, 19:15, il pullman partirà appunto dalla piazza e il biglietto da lì costa andata e ritorno 10 euro. Perché qua ho mandato tutte le fermate del pullman e ogni fermata del pullman c'è un prezzo diverso. Più si avvicina a Chiavari, più il biglietto costa di meno. Quindi a San Pietrovara alle ore 19:25 il biglietto sempre 10 euro. Castiglione Chiavarese ore 19:45 10 euro. Casarza Ligure dal comune alle ore 8. Il biglietto costerà 6 euro. A Sestri Levante in piazza Sant'Antonio alle ore 20:10 il biglietto costerà 5 euro. E Lavagna dal comune alle ore 20:20 il pullman passerà, il biglietto costa 4 euro. Appunto con arrivo al Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne, dopo la serata, il pullman ripartirà appunto per lasciare i suoi passeggeri nei posti di partenza alle ore 12:15-12:30. E potete telefonare per prenotare appunto il pullman che parte dalla piazza di Varese Ligure. Avete preso carta e penna? Esatto. Io adesso no. Mai, con tutti gli annunci che diamo, i numeri che diamo. Al 340-248-2892. Ve lo ripeto, 340-248-2892. Poi lo diremo in tutte le puntate da qua esatto. Al primo maggio, perché entro il primo maggio bisogna prenotare. Dopo il primo maggio diciamo che le prenotazioni chiuderanno e se proprio c'è uno o due ritardatari si cercherà sempre di fare una piccola eccezione. Se riusciamo a fare il senso, se ci sono tante adesioni. Esatto. Invece un altro pullman che parte da Reggio Aglio è organizzato da Veronica Cuneo, la nostra cara Veronica, la cantante di Luca Parpaiola, che salutiamo. Saluti? Salutala. Sì, saluto Parpaiola. Saluti. Perché... Parpaiola, è la Veronica, non la saluti? Salutiamo anche la Veronica, ma lei non la conosco. E te salutala lo stesso. Salutiamo anche la Veronica, bene. In particolare Parpaiola. Che ho visto che quando c'è stata l'allerta, tutto quel nubifragio, hanno dato comunque servizio di pullman, ho visto su Facebook, quindi che si applica veramente tanto nel suo lavoro. Abbiamo anche Parpaiola lì, quindi il 23, quindi farebbe voler contare un grande Parpaiola, va bene, da farlo suonare, che lui è capace. Con partenza dal Reggio Aglio, il pullman organizzato da Veronica Cuneo, e partirà alle 19, prezzo del biglietto sempre 10 euro. La prima fermata è Cabanne, la fermata da Paredin, alle 19:10. Il biglietto costerà 10 euro. Parazzuolo, 10 euro. Borzonasca, la fermata in piazza di Borzonasca, alle ore 20, costerà 7 euro. Borgo Nuovo, davanti alla chiesa, alle ore 20:10, 6 euro. Carasco, fermata Pizzeria Al Blanche, alle 20:20, costerà 5 euro. E dal campo sportivo di Caperana, alle 20:25, il prezzo del biglietto scenderà a 4 euro. E sempre il ritorno dal Palazzetto dello Sport avverrà più o meno a 12:15-12:30. Per info e prenotazioni, appunto entro il 1° maggio, potete chiamare al numero, vedete carta e penna? Carta e penna ce l'hanno già lì. 347-122-1181. Ripeti perché ha parlato lui, non l'ho capito da casa. Non si parla quando si dice il telefono. Scusate. Ve lo ripeto, 347-122-1181, con partenza dal Reggio Aglio, quindi dalla Val d'Aveto. Poi il terzo pullman che stiamo... Il terzo pullman che stiamo organizzando parte dalla Borgo Val di Taro, dal Dancing La Baita. E il quarto? È il quarto che è appunto in via di... Stiamo prendendo gli ultimi dettagli. In via di dettagli, partirà da Ulla... più o meno all'incirca dal dancing di Risto Dancing Valle della Luna. Benissimo, hai detto tutto? Detto tutto. E poi niente, ti ricordi che parlavamo di Pietro Galassi? Ce l'abbiamo fatta, non ti ho detto niente, è una sorpresa. Ci sarà anche lui.
Esatto. Dai, adesso facciamo un pezzettino. Ti faccio una richiesta io? Aspetta. Ne fai uno più o meno di fila all'altro, ne abbiamo parlato tanto. No, i pezzettini mi piace un po' spezzare. Stiamo anche noi qua, così glielo dico. Stiamo anche noi qua? No, stiamo vicino. State vicini. A lui gli piace far pagliole, gli piace Non troppo, però. Ferma, allora, non c'è un pezzettino di Noce Pace. Va bene, remixata, non tutta. Sennò, No, troppo lungo. Dicono che i ragazzi non suonano più i bassi, vedi? Facciamo suonare. Suoni con lui. Chi vuole suonarli, li suona. Chi non li vuole suonare, non li suona. Lui fa cosa vuole. Suono da Enrico e lui da... di testa suona da tanti anni. Come... non fa parlare, ascolta. Ecco. Ho iniziato da Enrico che avevo 16 anni, quindi 5 anni fa, quindi 2013. Ah, te l'avevo già chiesto prima, mi ripeto un pochino. Vabbè, può succedere. Niente. E mi ricordi gli appuntamenti anche della baita, per piacere? Certo. Comunque, ti ho scritto, tutto okay. Questa sera mi hai scritto tutto qua. Sabato chi c'è? Senza guardare. No, vuoi un po' troppo. Io lo so. Tu lo sai perché appunto il fisarmonicista dell'orchestra è venuto qua da noi in trasmissione. Sì. Il caro Alessio. Ah, grande. Perché sabato 17 alla Baita ci sarà Giorgio Ikebana. Visto? Domenica? Domenica 18, i Traditional. Festa di compleanno, quindi torta per tutti. Sabato 17 mi sembra che è torta di compleanno, perché mi sembra che sono stato invitato, no? Allora. Fammi vedere. Me l'hai scritto sotto domenica 18. Giorgio Ikebana, domenica 18, festa di compleanno. Sì, hai ragione. Però metti sabato, che mi sembra che ci sia sabato la festa di compleanno. Sabato, te fai sabato. Andateci sia sabato che domenica. Ma logico, sabato si mangiano e domenica buona pomeriggio. Torta. Sabato con Giorgio Ikebana e domenica con i Traditional. Sabato 24 Silvano e Mauro e domenica 25 Rossana Junior. E primo d'aprile? Primo d'aprile Roberto Madonia che sarà con noi il 23 di maggio al Gran Galà della Fisarmonica assieme a Pietro Galassi all'orchestra italiana Bagutti. Vorrei anche ricordarvi questo venerdì chi suonerà a Valico Mola in provincia di Spezia a Carro, Marianna Lanteri. Sei vicino a te, Marianna Lanteri, sì. Carro, Ziona. 7 minuti da casa mia. Sette minuti da casa sua, quindi ci vai. Non lo so. A te piace di più quando la Mola fa serata discoteca? Ma tanto uguale, non interessa. Sei mai venuto? Non interessa niente. Sì? Certo. L'ho mai visto? Tutte le due volte. Davvero? Sì, certo. È tanto brutto che non mi hai guardato. Da venire anche il ghiaccio. Se va bene lo notare. Come sei cattivo, ma lui è stato cattivo con me. Io? Mi hai detto sono brutto. Sei pelato, non è colpa mia. Sei pelato. vedi? Non l'hai notato perché era brutto. Se magari era pelato. Se la stai facendo addosso dal ridere. Se eri pelato, magari ti notavo. Dicevo, ma che testa munda che c'ha quello lì. Come te via. Cioè, se sei mezzo pelato ti lascio questo ciuffo qua che... Sai che me lo levo anche con il ciuffo lì. Pare agli altri. Vai avanti, fai un pezzettino di fisarmonica, dai, prima che lo suono. Stai tranquillo, però. Vai, cosa ci fai? Voglio saperlo. Cos'è? Perché la seconda parte di Anna. Folca. Thank you.
Ora no, se... quindi ce ne fai un'altra. Un'altra, non so se la sai. Io so due canzoni. Due e mezza, quella, quella sta imparando. Quella suonata con l'altro. Allora basta, finito. Basta, finito, non ne so altro. Saluta pure, saluta. Io non suono. Non suono, lui è sul palco. Non facciamo liscio noi. Io sono sul palco, sto lì, guardo. Avevano bisogno di uno brutto, ha preso lui. Veramente io sono bellissimo. Va bene, andiamo avanti, non abbiamo niente da annunciare, vuoi fare una canzone, niente, facciamo... Cantaci qualcosa tu. Sono rimasto male, veramente, non so. No, non so altro. No, ma veramente, non ti insegno altre canzoni? No, no, è lui. Qua è colpa del maestro. No, no, qua è colpa del maestro, veramente. Devo tenerlo sempre schiacciato. Tenermi giù perché sono un po' diventato troppo bravo, mi manda. Sì. Però prima diceva spazio ai giovani. No, no, ma lui non è più giovane. Poverino. Ah, vedi, prima di giovani. Comincia a risentire la crisi della terza età. Bene, bene. Pinati, quanto siamo come tempi? Devo tenerlo ancora tanto qua? Quindi quanto ci dai ancora? 5 minuti. Allora, vuoi fare una canzone? Se no fa un altro pezzo a lui e poi chiudiamo. Ma ha detto che non ne sa. Non ne so. Prova, improvviso qualcos'altro. Improvvisa. Una che ti viene così. Non ti piace. Canta una canzone la Chiara, dai. Fai una canzoncina, dai. Una canzoncina. Noi però... ce ne andiamo via. Tanto lui saluta con questa canzone, salutiamo tutti. Però un bel ciao ciao ciao. Dai, saluta, dai. Saluto tutti i miei amici. La fidanzata. La mia fidanzata. Come si chiama? Caterina. Ciao Caterina. Ciao Cate. Saluto i miei genitori e i miei parenti, che probabilmente guarderanno poi. Benissimo. E ti vedranno poi sulle piazze quest'estate. Sì. Vi aspetto tutti questi aspetto quando faremo una serata un po' più vicina, perché come tu sai noi serata siamo sempre abbastanza lontani da casa. Però tu hai suonato assieme a noi alla festa della fisarmonica a Varese Ligure. Forse sì, non me lo ricordavo. Sì, perché mi ricordo io. Con quel grande freddo. Sì. No, si stava bene. No, c'era caldo. Vabbè, c'era caldo. Con i pantaloncini corti, la maglietta. Ce ne andiamo? Per me possiamo andare. Andiamo? Sono durato sola? Dura troppo. La cartella? Dura troppo il regista di là, ci tira. Ci vediamo alla prossima puntata, vi salutiamo io e Giacomo. Vi lasciamo con Chiara. Andiamo di qua di là. Passiamo dietro così ce ne andiamo a casa noi. Ciao Chiara. Ciao. Ciao ragazzi. Vai col ciaccia. Bom bom. Bom bom. Intrattieni pure. Intrattengo, arriva. Su una piazza di città un omino vende caramelle, tra la folla guide qua, non vedete come sono. Qualità.
po' chi sono andata a intervistare in esterna. Buonasera e benvenuti a questa esterna di A Tutta Fisarmonica. Siamo qui col fisarmonicista dell'orchestra italiana Bagutti, Alex Villani. Buonasera a tutti, un bacione e un saluto a tutti gli amici che seguono questa stupenda trasmissione. Ciao Chiara. Ciao Alex. Come stai? Bene, bene, tu? Benissimo. Avete veramente fatto una bellissima serata. Noi siamo qui alla Valle della Luna ed è abbastanza tardi in questa esterna. Siete veramente stati bravissimi. Grazie. È veramente una bellissima serata. Sì. E quindi Alex, dimmi un po', raccontami un po' della tua vita. Come hai iniziato ad avvicinarti alla fisarmonica? Ho iniziato da bambino, grazie al mio nonno materno, che suonava la fisarmonica per diletto, perché lui faceva contadino, e poi per passione, come si usava tanti anni fa, ci si ritrovava nell'aia a suonare tutti insieme, e mi ha trasmesso questa passione. Poi mia mamma ha fatto per tanti anni il nostro lavoro, ha fatto la cantante per tanti anni, insomma ci sono cresciuto un po' dentro. E poi mio zio Giorgio Villani, un altro fisarmonicista, insomma ci sono nato un po' dentro. Mi sono appassionato alla fisarmonica, ho iniziato all'età di 6 anni a studiarla con vari maestri, tra cui anche Walter Losi, che saluto perché è una vita che non ci vediamo, spero di vederlo il più presto. E poi niente, ho iniziato a suonare, a lavorare in orchestra fino al marzo del 2017, in cui sono fortunatamente entrato a far parte dell'orchestra italiana Bagutti, e per me è stato un onore e una bellissima opportunità. E vediamo un po' se la tua memoria funziona ancora. Qual è stato qual è stato il primo posto in cui tu hai suonato? In generale? Con l'orchestra. Ah, con l'orchestra? Non italiana Bagutti, in generale. Con l'orchestra, la mia prima serata, diciamo ufficiale, è stata in un locale del Piemonte, in provincia di Alessandria, che si chiama La Cometa di Sale. La prima serata proprio, che da lì in poi era proprio lavoro. Invece, vabbè, qualche festa, insomma io andavo dietro mio zio e mia mamma, qualche serata suonavo, e a me piaceva andare in giro, guardare l'orchestra, le luci, lo spettacolo. Io mi è sempre piaciuto e mi piace tuttora. Invece con l'orchestra italiana Bagutti? La prima serata con l'orchestra italiana Bagutti l'ho fatta il 3 di marzo in un teatro bellissimo, in occasione di una manifestazione sulla musica leggera italiana, al Teatro Kleber di Bergamo, e poi il sabato, che era il 4 marzo, al Mediterraneo di Legnano. Mi hanno subito messo sotto, serate. Ma meno male, a me piace essere sotto, darci dentro, mi piace. E invece per quanto riguarda il canto? Per quanto riguarda il canto mi sono avvicinato un po' dopo rispetto alla fisarmonica e diciamo che è stata una bella sfida, perché anche nelle altre orchestre canticchiavo, però qui vestire il ruolo di cantante fisarmonicista è una bella responsabilità, e devo dire che sono molto contento di passo dopo passo crescere sempre un filino di più, e ringrazio anche Gianmarco per aver creduto in me anche da questo lato. E non solo canto in fisarmonica, ma qualche volta anche in orchestra suona anche il trombone, diciamolo, perché veramente è un uomo dalle mille risorse. Grazie. Te sei gentilissimo, guarda, ti do un bacio perché te ci vedi lungo. E non so, cos'altro? Non so, hai qualche aneddoto da raccontare? Qualche avventura strana con i tuoi compagni che ora sono tutti lì dietro al nostro cameraman? Di avventure strane se ne potrebbero raccontare, ma è meglio non raccontare. Sì. Aneddoto magari? Ma aneddoti ce n'è tantissimi. Uno in particolare, per salutare tutti i telespettatori. Ma io ti posso dire, senza raccontare aneddoti nel dettaglio, che delle volte meglio di no, che siamo, lo dicono in tanti, però qua è vero, nel senso che siamo un bellissimo gruppo di colleghi, di amici, c'è una bella collaborazione e si sta bene sul palco, giù dal palco, perché è un lavoro in cui si sta insieme veramente tanto, tante ore, tanti giorni. Ad esempio, con oggi sono 5 giorni che non rientriamo praticamente a casa, perché abbiamo fatto un po' il giro dell'Italia. E quando tu lavori con gente con la quale stai bene, ti passa via. Se invece insomma non stai tanto bene, pesa il doppio. Sì. Qui la fatica è dimezzata, perché sul palco, giù dal palco, sul pullman si scherza, si ride, e
ed è bello, cioè si scherza, si ride, si fanno anche discorsi seri, ma è un gruppo di persone che sai che non ti metteranno mai i bastoni fra le ruote, o perlomeno di persone tra virgolette normali, come dovrebbe essere, che poi magari delle volte non è. Invece qui c'è la fortuna di essere un bel gruppo unito. Quindi ragazzi, ricordatevi tutti questi complimenti e segnateveli, perché quando serviranno voi li tirerete fuori. Adesso avrò caffè pagato da tutti. Figurati, sono tutti gli schierati. Non li vedo, forse non devo fare in faccia, meno male, se no avrei già riso mille volte. Quindi noi vi ricordiamo anche l'appuntamento del 23 di maggio al Palazzetto dello Sport per il 7° Gran Gala della Fisarmonica. Avremo appunto anche loro, anche Alex, Gianmarco e l'Orchestra Italiana Bagutti. Quindi detto questo, noi vi salutiamo. Che è un bellissimo evento benefico. Un evento benefico, e molto del ricavato andrà al Gaslin. Per cui noi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi in questa esterna di A Tutta Fisarmonica e vi salutiamo alla prossima puntata. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao. E guardate la chiaretta. Grazie.